Sono tornato venerdì da un viaggio fatto in Florida. Non ero mai stato a Miami, nel sud dell'America, e voi sapete che io ho 7 sorelle che vivono in Florida. Ne ho potute visitare soltanto 2, che erano a una distanza di circa 3 ore da dove mi trovavo. Ma il Signore è intervenuto in maniera provvidenziale. Avevo dei problemi perché non sapevo come andare a trovare le mie sorelle al termine della conferenza a cui sono stato invitato, una bellissima conferenza che ha ravvivato e stimolato il mio cuore. Una carissima famiglia del Guatemala ha ospitato 5 persone, dall'Italia eravamo in 40, e sono stati messi in diverse famiglie, uno spirito di generosità eccezionale. Mi ha toccato veramente questa famiglia che ha messo a disposizione la sua casa, eravamo 3 pastori insieme e un'altra coppia che veniva dall'Amazzonia, dalla foresta del Perù. E siamo stati grandemente benedetti durante lo svolgimento dei culti in inglese e in spagnolo. C'è stata la presenza dello Spirito di Dio e ho avuto poi alla fine anche la possibilità di abbracciare 2 delle mie sorelle con le loro famiglie. E si è servito il Signore d'un'alunna della scuola domenicale di mia moglie molti anni fa. È la cugina della sorella Dina Capuano, Filomena Capuano, che abitava lì a 1 ora e mezza, e lei frequenta questa chiesa di tanto in tanto, e senza saperlo che io mi trovavo lì si è messa a parlare con mia sorella e l'ha portata proprio la domenica scorsa al culto delle 9. Sono 2 culti molto frequentati la mattina, 1 alle 9 in inglese e l'altro alle 11 in lingua spagnola. E ho avuto la grande gioia di sedervi vicino a mia sorella Maria, una delle tante, 7, sono 7 sorelle, e lei ha potuto portarmi a casa sua e poi mi ha accompagnato per 1 ora e mezza a Melbourne, in Florida, non Australia. Dove sono rimasto insieme a tutte e 2 con i figli di Claudia, che è venuta qui lo scorso agosto e alcuni di voi l'hanno conosciuta. È stata una grande benedizione, soprattutto questa sorella che si è offerta spontaneamente, non ha accettato neanche un'offerta per la benzina, l'ha fatto con gioia e mi ha fatto sapere, io non lo sapevo e mia moglie neanche si ricordava, che era stata alunna durante il periodo in cui mia moglie svolgeva il compito di monitrice della scuola domenicale. Poi l'abbiamo fatta conoscere via internet e io sono veramente grato al Signore perché mi preoccupavo, non sapevo se avrei avuto la possibilità di andare a trovare le mie sorelle. E il Signore ha aperto la strada. Ospitalità in casa di una famiglia del Guatemala e poi coccolato in casa delle mie sorelle. Ringrazio Dio per avermi benedetto, nonostante la mia età. Grazie a Dio per quelli che servono il Signore, non arriva mai il pensionamento, non arriva mai la ritirata. E sono tornato, sono ancora sotto l'effetto del fuso orario, ma ringrazio Dio per quanto Egli ha voluto darmi anche negli scorsi 10 giorni che ho vissuto lontano da voi. Certamente ho pregato per voi, mi sono tenuto in contatto con alcuni fratelli e ringrazio Dio per questo. Oggi abbiamo diversi visitatori, siamo benedetti dalla presenza di tanti cari fratelli. Anzitutto voglio dare il benvenuto alla sorella Sara, la madre della sorella Enza Patemia. Enza, falla alzare in piedi, così vogliamo falla alzare in piedi, vogliamo fare un applauso alla nostra sorella che viene da Bagnara originaria e l'ho visitata
l'anno scorso quando ho trascorso insieme a mia moglie le vacanze. Ringraziamo il Signore per lei. Poi, proprio prima del culto, è venuta a salutarmi una cara sorella che non conoscevo, la cugina del fratello Nuccio Iozza, che è stata portata dalla sorella Dina Capuano. Vuoi venire, sorella Concetta? Dove sei? Dacci un saluto, vieni a darci un saluto velocemente, perché abbiamo altre persone qui da presentare questo pomeriggio. Vieni avanti, vieni qua su. È una sorella che... vieni qua, non ti spaventare. Allora, dici qualcosa, da quanto tempo ti trovi qui? Dove sei? A Castellanza? Castellanza. Ecco, benvenuti innanzitutto nella nostra chiesa. Grazie, grazie a tutti. Io già stavo dicendo prima alla sorella Dina in macchina che sono timidissima, poi tu mi hai chiamato qui sul pulpito. Per me, vabbè, è una gioia essere qui con voi. Venivo qua quando ero ragazzina, mi ricordo del fratello piccolo, mi portava qua mio papà. Io, grazie a Dio, sono convertita che avevo 14 anni quando andavo nella chiesa di mio cugino, che era giù a Gela. A Gela. Gela. Io sono nata lì in Sicilia. E da allora fino a oggi, grazie a Dio, sono qua. Amen. Nonostante tanti problemi, tante difficoltà, ho avuto una vita molto difficile. Non sto qui a rubare troppo tempo perché la mia testimonianza è lunghissima, però ringrazio il Signore che mi ha sostenuto fino a oggi. Nonostante i miei grossi problemi dall'età adolescenziale, sia da con mio padre, con un marito che adesso non c'è più, sono stata veramente sempre, nonostante ero credente, ma ho sempre sofferto di depressione, prendevo sempre un sacco di antidepressivi, però io ringrazio il Signore perché sono qui grazie a Lui. Amen. Cioè che non mi sono mai, mi sono venuti sempre tanti pensieri negativi, tante cose, perché purtroppo avevo dei grossi problemi, sia con mio padre che con il marito che ho avuto, sempre stata maltrattata da tutte e due, e purtroppo non riuscivo a seguire il Signore come avrei voluto seguirlo. Ringrazio Dio che sono libera da tutte queste cose, il Signore mi ha sostenuto fino a oggi. Ringrazio il Signore per questo. Amen. Signore ti benedica, Concetta. Gloria a Dio. Chi non ha problemi? Gesù ha detto: nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo. Io ho vinto il mondo. Chi può risolvere i problemi? Solo Gesù. Gesù è colui che è interessato alla soluzione dei nostri problemi. Con la visita dei nostri cari fratelli da Roma, pastore Agostino Mazzea e sua moglie Antonietta, abbiamo avuto la gioia di avere la collaborazione per quanto riguarda l'ospitalità di questi cari fratelli, e mi hanno fatto un grosso favore, perché io sono arrivato venerdì pomeriggio dagli Stati Uniti e non avrei potuto accogliere come avrebbero meritato i nostri fratelli, ma un mio compaesano corregionale, il fratello Nino Alacqua, con il quale ci conosciamo ormai da diversi anni, è stato qui, ci ha portato i fratelli venerdì scorso, non eravate presenti in molti, e vorrei farvelo conoscere. Ora, lui è stato a Milano per tanto tempo e adesso si è trasferito in provincia di Pavia con la sua bella moglie. Ieri sera non mi stancavo di ascoltare la testimonianza di Linda. Le ho chiesto di scriverla perché vogliamo pubblicarla, una bellissima testimonianza. Vorrei invitare tutte e due, Nino e Linda, venite avanti, vogliamo accoglierlo con un forte applauso, perché hanno qualcosa da dirci. Venite sopra. Il fratello Nino lavorava proprio al vicino ospedale San Paolo. Un pezzo grosso, vedete, è grosso veramente, perché è 1,85 e Linda non scherza, 1,80. Ha detto che non era interessata a sposare una persona qualunque. Lei è commercialista,
svolge un ottimo lavoro e sta aiutando tanti pastori e tante chiese, eccetera. Se avete bisogno, sappiate che qui c'è una persona valida. Ma ieri sera Nino, lo conosco perché è parente del fratello Rao, quindi una mia vecchia conoscenza. Nino, dici qualcosina per quelli che non ti hanno sentito ieri sera. Dio sia la lode. È un onore e un privilegio essere qui in mezzo a voi, fratelli. C'è un'amicizia che ci lega da diversi anni. Il vostro pastore conosceva i miei zii in Calabria, perché viene dallo stesso paese di mio zio, di Rosarno. Sono stati dei pionieri nella mia città, Reggio Calabria, da dove provengo. Si sono convertiti nel lontano 47. Ed è una gioia veramente essere qui in mezzo a voi e poter godere di questo grande ministero. È un privilegio, fratelli, trovarsi nella casa del Signore. Amen. Ho già raccontato venerdì varie situazioni. Il Signore mi ha sempre preservato da tante cose, mi ha portato avanti, mi ha condotto qui fino a questo momento, ed io lo voglio ringraziare perché Egli è meraviglioso, è glorioso, è un grande Dio. Il nostro Dio non delude mai, è un grande Dio ed è meraviglioso. Amen. Voglio lasciare lo spazio a mia moglie, Dio sia la lode. Amen, grazie. Linda, l'ho conosciuta qualche anno fa, era venuta durante una riunione giovanile. Mi ricordo di averla conosciuta per la prima volta in quell'occasione, ma ieri ci siamo soffermati un pochino di più. Ha una bellissima famiglia, due bei figli, ma ha una bellissima testimonianza. Si è convertita da giovanissima. Il Signore ha toccato il suo cuore mentre era studentessa universitaria. Ha conservato questa, diciamo, relazione con Dio. Una bellissima testimonianza che mi ha commosso ieri sera. Io certamente non abbiamo il tempo adesso di fartela raccontare tutta, ma siamo felici di averti qui, Linda, e vuoi dare un saluto almeno ai nostri fratelli, alle nostre sorelle. La gioia reciproca, fratello. Dio vi benedica, Dio ci benedica. È una gioia, un privilegio essere qui in mezzo a voi, nella famiglia del Signore, dove due o tre sono riuniti nel suo nome, Gesù è in mezzo a noi. Io sono gioiosa, esulto nello spirito perché Gesù ci onora della sua presenza. Non abbiamo fatto un favore al fratello piccolo, e lui che ce ne ha fatto uno, perché ci ha dato la gioia di poter ospitare la sorella Antonietta e il fratello Agostino, ed è veramente meraviglioso esercitarsi per l'ospitalità. La parola di Dio dice che quando pratichiamo l'ospitalità capita anche che ospitiamo angeli. E in ogni caso i nostri fratelli sono degli angeli, con loro è meraviglioso poter condividere le esperienze perché ci possiamo edificare l'un l'altro. E io ringrazio il Signore perché veramente ho potuto conoscere il mio Dio fin da ragazzina. Ero 14enne quando un giorno chiesi a Dio di volerlo conoscere come realmente era. Ero abituata a seguirlo nella Chiesa Cattolica, ad avere dei culti, delle forme religiose. Conoscevo un Dio morto, appeso ad una croce, e lo temevo, perché sapevo che bisognava obbedirgli. Ma Dio ascoltò la preghiera di quella ragazzina e si rivelò nella sua vita come un Dio vivente, vero, il migliore amico, il potente salvatore, il consolatore, il liberatore. E da quasi 30 anni a questa parte ho visto la mano di Dio operare potentemente nella mia vita e nella vita di quanti ho conosciuto. Nonostante le prove, le difficoltà, il lutto, a volte anche la miseria che ha toccato la mia famiglia, il Dio è stato il nostro liberatore, è stato il rifugio sicuro e ci ha dato la vittoria. Come è scritto in Neemia, non li temete, il nostro Dio combatterà per noi. Ed è questo l'incoraggiamento che vi voglio dare, fratelli. Abbiamo un Dio meraviglioso. Il Salmo 91 dice che Dio è il nostro rifugio sicuro. Nessun male ci colpirà, né piaga alcuna si accosterà alla nostra tenda. Io l'ho potuto sperimentare nella mia vita. E non voglio prendere tempo, perché le attività sono tante, però veramente il mio cuore esulta. Il fratello ha detto la professione che svolgo, e io dico, anche questo è un miracolo nella mia vita. Non pensavo mai di fare quello che faccio, ma più di 20 anni fa il mio pastore diede una parola. A quella parola non diedi peso. Oggi
il Signore me l'ha ricordata. Dopo 20 anni, guardando indietro, riuscendo a essere quello che sono, dico: Signore, grazie. Fratello ha usato un vocabolo, ha detto molto valida, no, non è nostro il valore, Signore. Io ringrazio il Signore perché il valore che ci dà è solo suo, è Lui che ha messo questo tesoro nei nostri cuori. E in qualsiasi cosa noi facciamo, è quello che si deve vedere. L'olio che abbiamo dentro, questo vaso che il Signore plasma come Lui vuole, che lo riempie di Spirito Santo, deve traboccare. Siamo la luce del mondo, siamo il sale della terra, in qualsiasi cosa facciamo, sia che mangiamo, sia che andiamo al lavoro, qualsiasi cosa, quello che abbiamo dentro, quello che c'è nel nostro cuore, deve essere sulle nostre labbra, ed è quello che noi dobbiamo trasmettere, essere profumo della terra, essere luce di questo mondo. E allora vi voglio semplicemente incoraggiare e dire: abbiamo un Dio potente e meraviglioso, un potente Salvatore, dobbiamo essere onorati. Amen. Di servirlo, aspettando il suo meraviglioso ritorno. Amen. Mio marito portava i saluti del fratello Gennaro Chiocca, grazie a Dio lo serviamo nella comunità di Lodi, e insieme a questo ministero possiamo veramente vedere come il Signore ancora opera, come realmente lo fa per tutti quelli che lo servono con timore e tremore. Linda, dovresti dirmi quello che mi hai detto. Ieri sera avete fatto una riunione in casa vostra ed era presente una ragazza nigeriana, sì, che è stata recuperata, sì, dalla strada. Una delle attività che l'associazione Bet Shalom Onlus svolge, che è un'associazione curata, il cui presidente è il fratello Gennaro Chiocca, si occupa delle vittime della prostituzione. Soprattutto tanti nigeriani, tante sorelle nigeriane arrivano qui, tante ragazze nigeriane arrivano in Italia con l'obiettivo di trovare un lavoro. Pagano a volte anche 40-50 mila euro a delle persone che gli promettono che arriveranno in Italia e troveranno un lavoro. Quando arrivano qui vengono maltrattate, vengono abusate, vengono buttate in mezzo alla strada, e con il lavoro della strada, con la prostituzione, devono ripagare quel debito enorme che hanno in Nigeria. Bene, il Signore ha messo questa visione al fratello Gennaro, e c'è, grazie a Dio, questa associazione, questi fratelli che vanno per le strade, vanno a recuperare queste ragazze. E l'anno scorso il rendiconto dell'associazione ci dice che 73 ragazze sono state avvicinate, sono state in qualche modo accudite, perché poi l'opera di 72 ore non è soltanto recuperare dalla strada, c'è un progetto che le accoglie, ci sono degli assistenti sociali, degli psicologi, ci sono delle case rifugio, e poi si pensa soprattutto attraverso l'opera che Dio fa nella loro vita, perché si va proprio sulle strade a parlare di Gesù, ad avvicinarle, e queste ragazze vedono proprio la via d'uscita. E quindi c'è questo progetto che appunto poi le accoglie in queste case e le recupera, cerchiamo di trovarle un lavoro, gli facciamo avere il permesso di soggiorno, eccetera, ma c'è tanto nella loro vita, tanta sofferenza. Ieri sera appunto il fratello Gennaro era a casa nostra, insieme al fratello Masdea, c'era questa ragazza, Deborah, una ragazza di 20 anni, già mamma di una bambina di 5 mesi, che è nata all'interno dell'associazione, è una figlia dell'associazione. Questa ragazza ha tentato di suicidarsi diverse volte appena saputo di essere incinta. Addirittura l'hanno trovata e si stava impiccando, l'hanno salvata tirandola giù dalla corda. Quella bambina è nata, quel dono è arrivato. E vedevo ieri sera questa ragazza, a un certo punto si è allontanata, è andata a giocare con mia figlia, e una figlia undicenne, e riflettevo come la fanciullezza viene rubata a queste ragazze, come vengono proprio tirate via dal loro contesto e catapultate in una realtà di violenza, di abusi. Ma ringraziato sia Dio che è andato ai crocicchi delle strade a recuperare quelli che erano perduti, gli ultimi, e quelli che il Signore ci dice di andare a cercare. La parola di Dio è potente a liberare, fratelli, anche da queste situazioni, soprattutto da queste situazioni. Tante ragazze arrivano in Italia e prima di arrivare in Italia gli fanno dei riti voodoo, li legano
perché attraverso quel legame magico loro si sentono appunto poi obbligati a restituire quei soldi, perché se non dicono loro che fin quando non ripagheranno il debito loro sono assoggettati di morte, perché quei juju li chiamano, no? Fanno questo rito magico che tiene lo stregone del villaggio, gli verranno restituiti soltanto quando ripagheranno questo loro debito. Per cui noi abbiamo modo anche di vedere la liberazione spirituale di queste ragazze, come il Signore veramente entra nella loro vita, gli restituisce la libertà fisica ma anche la libertà spirituale, ed è qualcosa di meraviglioso. Amen. Gloria a Dio. Amen. Il Signore sta facendo qualcosa di straordinario. Amen. Noi dobbiamo muoverci e fare qualcosa del genere. Amen. 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 Signore benedica Linda. Saluti, grazie, grazie, grazie Linda. Grazie. Gloria a Dio. Sono tempi difficili, ma il Signore vuole servirsi di noi per recuperare delle vite. Il diavolo viene per rubare, ammazzare, distruggere, ma Gesù è venuto per dare vita e vita in abbondanza. Non posso fare a meno di far alzare il fratello, il pastore Isaac Obeng, che abbiamo visto qui. Vieni avanti un attimo, giusto per farti salutare. Isaac è stato membro della nostra chiesa per tanti anni, poi il Signore lo ha fatto venire, gli ha dato un ministero, una chiesa, e lui è un carissimo fratello. Solo due paroline perché abbiamo ancora altre testimonianze. Pace a tutti. Sono fratello di Giacomo, come il pastore già ha detto. Mi sento in vostra mancanza in questi giorni che sono impegnato. Grazie a Dio, adesso sono, il Signore mi sta servendo dell'altra parte di Viale Cetosa a comunità africane per servire il Signore, quindi bisogna vostra preghiere, anche noi stessi preghiate per voi tutti quanti affinché possiamo aggiungere tutti perduti nel Milano. Amen. Dio ti benedica. Amen. Il Signore ti benedica, Isaac. Gloria a Dio. Allora, con i coniugi Masdea noi abbiamo una relazione di tanti, tanti anni. Io li ho conosciuti quando erano ancora neanche fidanzati, quando andavo a Roma, eccetera. Sono tanti anni. Comunque il fratello Masdea è subentrato nel ministero fondato dal pastore Roberto Bracco. È il pastore di una grandissima chiesa a Roma. Il sito è chiesadiroma.it, dove potrete leggere tutti i libri scritti, articoli del pastore Roberto Bracco. Hanno giovani che si dedicano per aggiornare il sito, è ricchissimo, con meditazioni, articoli. È sempre un'ispirazione poter visitare la chiesa Alfa e Omega di Roma. Ha una bella struttura, ci sono diverse chiese rumene, più di 800 persone di lingua rumena che si incontrano nei locali che loro possiedono, ed è anche dotata di camere. Se vi capita di andare a Roma, andate e fate visita alla chiesa Alfa e Omega, facilmente tracciabile su internet. Il sito è chiesadiroma.it, facilissimo. Allora, prima di dare la parola al pastore Masdea per il messaggio della parola di Dio, vogliamo invitare la sua bravissima moglie, Antonietta. Tutte le Antoniette sono speciali. Stamattina ne avevamo tre mogli di pastore, la mia, lei e la moglie del pastore di Giandomenico. Il Signore ha benedetto le nostre Antoniette. Viene Antonietta, vogliamo accoglierla con un forte applauso. E dopo verrà il fratello Agostino Masdea per porgerci il messaggio della parola di Dio. Amen, cara Antonietta. Alleluia. Veramente stamattina, quando ho visto, veramente eravamo in tre, non è mai successo che tre mogli di pastori si chiamassero con lo stesso nome. Comunque, grazie a Dio, sono stati giorni stupendi, sono volati, è stato meraviglioso conoscere
tanti figlioli di Dio che lo servono con fedeltà. Io vi voglio incoraggiare ad andare avanti, non arrendervi e non venire meno nella fede. Abbiamo un traguardo da tagliare e non vogliamo cadere all'ultimo metro. Sarebbe un peccato grave venire meno proprio prima di tagliare questo traguardo. Vogliamo prendere forza nel Signore. Alle volte succede che il Signore ci attira nel deserto per parlarci. Però non è un deserto arido, perché il Signore è lì con noi per parlare all'anima nostra. E tante volte succede che anche stando in quella solitudine noi sentiamo un peso grande e pensiamo o aspettiamo una parola da qualcuno che ci arriva, una parola di consolazione, una parola di forza. Allora in quel momento vogliamo fare come Deborah, vogliamo dire: anima mia, avanti con forza, perché Deborah prese forza nel Signore ed è una donna come noi e ha più valore, certe volte pensiamo, ed è detto da un'altra donna come noi, ha molto più valore, perché se una donna è riuscita a fare quello che ha fatto, anche noi possiamo. Vi voglio incoraggiare veramente nel Signore a non venire meno. Voglio ringraziare in modo particolare sia il fratello Nino che Linda, che sono veramente come figli, sono due angeli, ci hanno veramente coccolato, trattato più che genitori. Io mi sento onorata di questo e ringraziamo il Signore anche per questo amore sparso nei nostri cuori. Il Signore vi benedica e non lo so quando ci rivedremo. Preghiamo che il Signore crea altre occasioni. E voglio ringraziare anche il fratello piccolo e la sorella, che sono meravigliosi, ci hanno preso avanti e indietro, scorrazzato, e io li voglio ringraziare con tutto il cuore. Il Signore vi benedica, il Signore ci benedica insieme. Andiamo avanti e avanti con forza, con la forza del Signore. Il Signore sia lodato. Alleluia, gloria al Signore. Una grande gioia, un grande privilegio per me questa sera essere di nuovo qui insieme a voi, in mezzo a voi. E ho sentito e sono stato edificato da queste bellissime testimonianze che abbiamo ascoltato. Ringrazio il Signore, anch'io i ringraziamenti li ho già fatti mia moglie, però mi voglio associare a tutto quello, ripetere tutto quello che lei ha detto, ma anche essere qui dopo 5 anni, sono passati 5 anni giusti, era il 23 febbraio del 2012 quando sono stato qui, e dopo 5 anni il Signore è stato fedele in questi 5 anni. Non ci siamo visti con molti di voi, però ci siamo incontrati spesso col fratello Pino Piccolo, e ringrazio il Signore perché questa sera, anche se nella mia inadeguatezza non mi sento, quando salgo qua sopra non mi sento mai all'altezza del compito che devo svolgere, però so che il Signore mi ha chiamato a svolgere questo compito e quindi lo devo fare perché voglio ubbidire al Signore, e vorrei anche che questa sera, per mezzo di questo misero e indegno servo, il Signore possa dare una parola a ciascuno di noi, non solo a una parte, non solo a pochi, ma a ognuno di noi, me compreso, il Signore possa dare una parola. E quindi vi porto i saluti della nostra Chiesa, col vostro permesso porteremo i vostri saluti, e subito voglio andare nella parola di Dio, vorrei condividere con voi un passo nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 2. Prima lettera di Giovanni, capitolo 2. Leggeremo dal verso 12. Questa sera userò la nuova riveduta, normalmente uso la nuova Diodati, ma non so, penso che sono miste le versioni. Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani,
Vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Vi chiedo per un attimo di chinare il capo. Signore, benedici questa sera la tua parola ai nostri cuori. Il nostro desiderio è di fare la tua volontà, perché Signore vogliamo rimanere e stare con te in eterno. Perciò parla ai nostri cuori questa sera nel nome di Gesù. Amen. La Chiesa del Signore è una famiglia. Questa che ho davanti a me è la mia famiglia. Anche se con molti di voi neanche forse ci conosciamo, però io dico sempre: posso andare a Milano perché lì c'ho una famiglia, posso andare a New York perché lì c'ho una famiglia, posso andare in Australia perché lì ho una famiglia. Dovunque io mi trovo sempre bene nella famiglia del Signore. Io amo il popolo di Dio perché appartengo a quel popolo, perché il Signore mi ha chiamato a far parte di quel popolo. Ho avuto questo grande, straordinario privilegio, e se c'è qualcuno questa sera che si trova qui per la prima volta o per le prime volte, io lo voglio incoraggiare ad entrare, a far parte della famiglia di Dio. Una famiglia così bella, una famiglia così meravigliosa. Ognuno di noi ha la sua famiglia naturale. E quindi sicuramente comprendiamo il senso di queste parole quando diciamo abbiamo una famiglia, la famiglia spirituale, la famiglia che Dio ci ha dato, la famiglia nella quale Dio ci ha posti. E io mi voglio identificare questa sera con questa famiglia. Io voglio ringraziare il Signore perché vedo dei fratelli meravigliosi davanti a me. La sorella diceva nella sua testimonianza che ha ospitato degli angeli, e io invece vorrei dire che a volte anche gli angeli possono ospitare dei semplici credenti. È veramente meraviglioso essere membri di questa famiglia. E quando Dio creò la famiglia, io penso che aveva in mente proprio, quando Dio creò la famiglia naturale, aveva in mente proprio questa famiglia, la famiglia spirituale, cioè la famiglia di Cristo. Facciamo parte tutti quanti di questa famiglia, la Chiesa. La Chiesa non è un edificio come alcuni pensano, le quattro mura nelle quali noi ci raduniamo per offrire un culto al Signore. La Chiesa siamo noi, siamo i figli di Dio. Dio è il nostro Padre, e la Bibbia stessa chiama la Chiesa proprio con questo termine, la famiglia di Dio o la casa di fede. Nella lettera agli Efesi Paolo scrive e dice: voi dunque non siete più forestieri, non siete più ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. È un privilegio per te, fratello, è un privilegio per te, sorella. Apprezziamo la famiglia che Dio ci ha dato, e che Dio sia lodato per questa meravigliosa famiglia. L'Apostolo Paolo, anche quando scrive ai Galati, ricorda che come cristiani, come figli di Dio, abbiamo ascoltato anche la testimonianza di questa opera straordinaria che fratelli qui vicino a voi stanno compiendo, che hanno da pochi mesi coinvolto anche noi, perché anche lì a Roma noi abbiamo visto delle ragazze uscire dalla strada, e adesso li abbiamo mandati da loro, loro ci hanno mandato qualcuno da noi, c'è ormai una collaborazione. Però gloria al nome del Signore. Io voglio dire questa sera che dobbiamo fare del bene a tutti, dice l'Apostolo Paolo. Quindi questo lavoro che noi possiamo fare, ho visto ieri entrando, anche ieri sera entrando, ho visto tutti quei pacchi per il banco alimentare, per aiutare coloro che sono più disagiati, coloro che hanno bisogno. Gloria al nome del Signore per tutte queste cose. Ma in quel passo in cui l'Apostolo Paolo ricorda che
finché abbiamo l'opportunità dobbiamo fare del bene a tutti, poi specifica, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Quindi gloria al nome del Signore, perché possiamo condividere con questa famiglia i benefici, possiamo condividere le responsabilità, possiamo condividere anche le sofferenze, lo stare insieme. Sia benedetto il nome del Signore, perché quando io mi trovo lontano, a volte succede, come il fratello Pino è stato in questa settimana lontano, altre volte io mi sono trovato lontano, e devo dirvi, è sempre una sofferenza quando passa un po' di giorni, o quando questi giorni cominciano a diventare un po' troppi, non vedo l'ora di tornare nella mia famiglia, ma non solo nella famiglia naturale, nella mia famiglia spirituale. Mi manca la Chiesa, mi mancano i fratelli, se per causa, per cause servizio devo assentarmi e devo stare fuori per un lungo periodo di tempo. E allora vogliamo ringraziare il Signore per questa famiglia che Egli ci ha dato. E come ogni famiglia, anche nella Chiesa, sappiamo, una famiglia è composta, c'è un padre, c'è una madre, ci sono dei figli. Ancora nella Chiesa è la stessa cosa. Nella Chiesa del Signore, questa sera in questo luogo, noi rappresentiamo la Chiesa del Signore, nella comunità locale ci sono padri spirituali, ci sono madri spirituali, ci sono bambini, ci sono ragazzi, ci sono giovani. E a ognuno di queste categorie l'Apostolo Giovanni rivolge una esortazione. Ecco perché dall'inizio dicevo, non è una esortazione solo per qualcuno, ma qui troviamo un'esortazione per ognuno di noi. Però da questo passo della Scrittura e da altri passi che possono concordare insieme a questo, noi traiamo questa sera un prezioso insegnamento. Non possiamo avere una vera vita spirituale, non possiamo vivere un vero impegno di responsabilità e di servizio cristiano senza far parte della famiglia di Dio. Senza far parte della famiglia di Dio, a volte le persone si allontanano da questa famiglia. Ho conosciuto persone che hanno dichiarato di poter fare a meno della famiglia, che si sono isolati dalla famiglia, ma vi assicuro che prima di tutto questa non è la volontà di Dio, ma non si può prosperare, non si può ricevere la benedizione o l'approvazione di Dio se noi disprezziamo il corpo di Cristo. Perché poi quando parliamo della famiglia di Dio, ne abbiamo parlato anche ieri durante lo studio, noi parliamo di un corpo, di un organismo, di qualcosa di vivente. Noi siamo il corpo di Cristo, dice la Scrittura. E quindi se ci stacchiamo da questo corpo non possiamo portare frutto. Se ci stacchiamo da questo corpo non possiamo crescere spiritualmente. E infatti tanti che si sono allontanati dal Signore non sono cresciuti spiritualmente, anzi si sono allontanati sempre di più. Coloro che hanno lasciato la Chiesa e che hanno pensato di poter vivere il cristianesimo basandosi sulla loro capacità, sulla loro esperienza, e che magari erano stati delusi o forse addirittura scandalizzati da qualche comportamento di qualcuno o di qualcun altro, in realtà queste persone non hanno avuto un processo di avanzamento, non hanno avuto una progressione spirituale, ma man mano che il tempo è passato si sono inariditi completamente spiritualmente. E allora noi dobbiamo comprendere che a volte ci sono delle lezioni che ci vengono, sono lezioni spirituali che ci vengono dalla vita naturale, e la vita naturale ci insegna che prima di diventare uomini adulti, prima di diventare persone mature, c'è un processo di crescita. E questo è quello che anche possiamo leggere in questa parte della Scrittura. E noi sappiamo benissimo, la vita ce lo insegna, che questo processo di crescita non è un processo che avviene nel giro di pochi giorni. Non è un processo che avviene nel giro di poche settimane, perché un bambino, perché possa raggiungere un grado di maturità, o per usare proprio l'espressione che forse ci
fa comprendere in anticipo il senso di tutto questo messaggio. Un bambino, perché possa diventare un padre, dovrà passare attraverso diverse realtà, dovrà affrontare durante il corso di questo processo tante esperienze e sicuramente dovrà avere tutto ciò che è necessario per la sua crescita. E allora andiamo nella scrittura. Giovanni, ispirato dallo Spirito Santo, guidato dallo Spirito Santo, ci mostra questi tre stadi dello sviluppo della personalità cristiana, della vita del credente. Parla di ragazzi, scrive ai ragazzi, anche poi se continuate nel versetto 18 dice: ragazzi, è l'ultima ora, e parla della venuta dell'Anticristo, ma prima aveva scritto nel versetto 14: vi ho scritto questo perché avete conosciuto il Padre. Ma poi non parla solo ai ragazzi, parla anche ai fanciulli. Figliuoli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. E poi si rivolge a una terza categoria di persone, ai padri. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. E allora noi questa sera, che siamo qui nella presenza del Signore, possiamo appartenere a una di queste tre categorie. Sicuramente nel mezzo di noi ci sono i fanciulli o i figliuoli, come li chiama questa versione, o figlioletti, come dice la Diodati. Ci sono sicuramente, cioè, delle persone che sono nate da poco. Questi sono i fanciulli. Sono le persone che sono venute alla conoscenza della fede. Sono le persone che sono nate di nuovo, ma ancora non hanno un processo lungo alle loro spalle. Magari si sono convertite il mese scorso, magari hanno 6 mesi di conversione, magari qualcuno ancora non ha fatto il battesimo, qualcuno ha già fatto il battesimo e sta desiderando di conoscere di più il Signore. Sicuramente quando nasce un bambino in una famiglia c'è una gioia indescrivibile. Io non posso descrivervi, ma non c'è bisogno che ve la descriva, perché voi sicuramente la provate ogni volta insieme a noi, ma non posso descrivervi la gioia che noi domenica scorsa abbiamo provato come famiglia di Dio, come comunità, quando abbiamo visto quelle 8 persone scendere nelle acque del battesimo. Erano persone nuove, persone che avevamo alcune conosciute da pochi mesi e dopo un corso di preparazione hanno testimoniato della loro fede in Cristo Gesù. Che gioia che c'era nella Chiesa. Nella famiglia c'è sempre una grande gioia quando nasce un bambino, non è così? È un bambino che noi vediamo nascere, ma naturalmente quel bambino riempie la nostra vita. Io ho 4 figli e quando ogni volta che un bambino è venuto ad arricchire la nostra famiglia è stata una gioia indescrivibile, ma non credo che questa sia la mia esperienza e l'esperienza di ogni padre e di ogni madre che è qui questa sera. Però adesso stiamo parlando in senso spirituale, io credo che Giovanni stava parlando in senso spirituale, e quindi questo processo o queste categorie che qui vengono elencate riguardano diverse persone, riguardano tutte le persone che sono nella Chiesa. Qual è il desiderio di Dio per i fanciulli? Qual è il desiderio di Dio per coloro appunto che sono venuti alla conoscenza dell'Evangelo, sono da poco nella Chiesa e noi sappiamo quanto il pastore si dà da fare, quanto gli anziani organizzano scuole domenicali, organizzano corsi biblici, anche ieri c'è stato un corso. Ma qual è lo scopo di tutto questo? Vedere il bambino che cresce. Perché non c'è cosa più, una tragedia più terribile quando ci accorgiamo che un bambino nasce e poi rimane in quello stato infantile, non cresce, non sviluppa cioè le sue facoltà intellettive, non sviluppa le sue facoltà fisiche, non sviluppa quelle che sono le sue capacità, e naturalmente questa sarebbe veramente una grande preoccupazione per ogni genitore. Ma questa sera noi abbiamo la parola di Dio che ci dice che, sto parlando spiritualmente, se un bambino viene alimentato nella maniera giusta, cresce. Come bambini appena nati, appetite, cosa mangia un bambino? Il latte. Quando un bambino nasce, il suo alimento naturale è il latte. Appetite è il latte puro della parola. Ahimè,
Qui si apre, come dire, potrei dire tantissime cose per l'esperienza come pastore in questi 25 anni. Ho visto bambini e hanno portato tanta gioia nella comunità, nella famiglia di Dio, ma poi hanno smesso di mangiare. Non hanno più approfondito il loro desiderio del cibo. Non hanno più voluto mangiare, hanno cominciato ad avere tanti impegni, non hanno tempo da dedicare più allo studio biblico, alla lettura della parola di Dio, alla preghiera. Non sono cresciuti. E questo non è un qualche cosa che riscontriamo nella nostra esperienza, quindi identifichiamo in qualche caso isolato. No, la Bibbia è piena di questi esempi. Nella Bibbia noi vediamo quante realtà o quante tipologie possiamo trovare di persone che avrebbero nella volontà e nel desiderio di Dio dovuto crescere e invece sono rimasti bambini. Guardate per esempio il popolo di Israele. Esce dall'Egitto, attraversa il Mar Rosso, e quello è il simbolo proprio del battesimo, ma arrivato sull'altra sponda del Mar Rosso cominciano a lamentarsi, a piagnucolare, come i bambini. Nella Chiesa, quelli che piagnucolano, che hanno sempre da lamentarsi, che hanno sempre qualche cosa da ridire, sono proprio come quei bambini che vogliono le caramelle e vogliono, non so, guardate, leggete la storia di questo popolo e poi vi accorgete quanti capricci, perché i bambini fanno i capricci, quanti capricci queste persone facevano. Ma quando andiamo a vedere il processo attraverso il cui il Signore li porta, non vediamo nessuna crescita spirituale, perché dopo diversi anni ancora continuano a lamentarsi e a brontolare. È semplicemente una condizione, uno stadio di cui non c'è crescita spirituale, e queste persone girano e girano sempre intorno allo stesso punto. Non c'è crescita spirituale, non entrano nelle promesse di Dio, non godono di quei benefici che Dio ha preparato per loro, perdono le benedizioni che il Signore invece voleva loro dare, e che cosa fanno? Muoiono nel deserto, in un luogo arido dove non c'è vita e dove non possono realizzare neanche una minima parte di quello che il Padre aveva preparato per quei suoi figli. La chiamata di Dio per ogni fanciullo, fanciullo spirituale, è che questo fanciullo possa crescere. C'è un processo, abbiamo detto prima. Se vogliamo usare un termine teologico invece che metaforico, noi possiamo dire che questo processo che porta il fanciullo a diventare ragazzo e che poi porta il ragazzo a diventare giovane e infine a diventare padre, questo processo la Bibbia lo chiama santificazione. È il lavoro dello Spirito Santo che istruisce, è il lavoro dello Spirito Santo che conferisce capacità, è il lavoro dello Spirito Santo che fa crescere, che crea nella vita di questo fanciullo il desiderio di crescere, di andare avanti, di conoscere di più, di sperimentare di più. Comincia a leggere la parola di Dio e non la legge come se fosse un romanzo. Io ricordo, avevo 10 anni, stamattina raccontavo una piccola parte della mia testimonianza, ma non ho detto questa cosa che sto per dire. Quando il Signore mi ha salvato, avevo 10 anni, io diventai un divoratore della parola di Dio. Leggevo la parola di Dio tutti i giorni. Ricordavo anche che avevo deciso di leggere tutta la Bibbia, poi quando sono arrivato al libro del Levitico mi sono scoraggiato e sono andato nel Nuovo Testamento. Ma ho letto il Vangelo di Giovanni, il Vangelo di Matteo. In poco tempo, ero un ragazzo di 10 anni, ma avevo una fame di questo latte, e questo latte arrivava nell'anima mia e mi saziava. Non potrei raccontare questa sera quali benefici ha portato nell'anima mia quel periodo, però gloria al nome del Signore. Il Signore vuole che noi raggiungiamo uno stadio dopo l'altro, la maturità spirituale, la capacità cioè di essere padri o madri nella Chiesa, perché oggi la Chiesa ha bisogno di padri spirituali, oggi la Chiesa ha bisogno di madri spirituali, ed è per questo che il Signore offre a ognuno di noi opportunità di crescita. Ed ecco che per questo, come dicevamo ieri, Dio non limita i suoi doni solo per alcuni, ma è pronto a distribuirli
in maniera sapiente come Lui solo sa fare, a ognuno di noi che desidera crescere, a ognuno di noi che desidera andare avanti nelle vie del Signore. Un altro fenomeno purtroppo negativo che devo sottolineare questa sera, ma non più di tanto, lo cito solamente, è il fatto che purtroppo a volte cristiani che sono ancora in età fanciullesca, cristiani che sono ancora in età, come possiamo definirla, prescolare, quindi che vanno ancora all'asilo, diciamo così, si sentono maturi più dei genitori o dei loro insegnanti. È strano questo, però succede. A volte io mi trovo a dover combattere, ci vuole pazienza, per un servo di Dio ci vuole pazienza, dover cambiare i pannolini, ci vuole pazienza. Io ricordo quando appunto mi toccava, che non era sempre una cosa che le mamme lo fanno con tanto, però i papà insomma non è che hanno un po' di difficoltà a farlo. Però succede, ma ci vuole pazienza quando ti si presenta una persona che ancora deve imparare, come dire, le cose elementari della vita cristiana. Però parla con una, perdonatemi, non voglio dire arroganza, ma con una presunzione che sembra addirittura che potrebbe insegnarti come si fa a vivere la vita cristiana, o come si fa a svolgere quel servizio, eccetera, eccetera. Chiaramente sappiamo che non è così. E così dobbiamo usare tante volte le molle, prendere con pazienza, cercare di spiegare le cose. Era l'Apostolo Paolo. Quindi questo serve per incoraggiamento a quanti questa sera si dovessero sentire ancora troppo ragazzi o troppo fanciulli. Vale per me e vale per ognuno di voi. L'Apostolo Paolo, il grande Apostolo Paolo, colui che aveva speso la sua vita al servizio del Signore, colui che aveva vissuto esperienze di ogni genere, colui davanti alla sua statura noi siamo dei pigmei. L'Apostolo Paolo dice: fratelli, io non ritengo di essere già arrivato, non ritengo di avere ottenuto il premio, proseguo per poter afferrare questo premio, perché anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo. Io non ritengo di avere già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso, verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Che ognuno di noi abbia questo proponimento. Infatti poi più avanti dice: sia questo il proponimento di quanti sono maturi. Vogliamo diventare cristiani maturi? Gloria al nome del Signore. Il Signore ha provveduto tutto ciò che è necessario perché noi realizziamo questa esperienza. E se qualcuno si trova ancora nella fase della fanciullezza, sappiate che questo non è un problema. E come i nostri figli sono una gioia per noi, così voi siete una gioia per il Signore. E infatti i genitori si prendono più cura o dedicano più attenzione, diciamo così, dedicano più premure ai bambini più piccoli. E così deve essere anche nella Chiesa. Ci sono gli agnelli, ci sono quelli che ancora non hanno avuto il tempo di crescere, ma gloria al nome del Signore. Signore, abbiamo visto anche ieri, provvede nella Chiesa ministri, provvede nella Chiesa servitori che possono impartire, che possono insegnare, che possono dare quello che il futuro giovane, perché questo è il proposito di Dio, che il bambino, il fanciullo diventi un ragazzo. Ragazzi, io vi scrivo. Quindi parlava a quest'altra categoria di persone che ci sono nella Chiesa. E ci sono due errori madornali che si possono fare, e questo non riguarda solo la parte spirituale, riguarda anche la parte, come dire, naturale della nostra esperienza come famiglia e come vita nel mondo, nella società, come padri e come madri. Due errori madornali che si fanno purtroppo anche nelle chiese. Troppe regole rigide. Avete mai visto dei bambini che sono sottoposti a un autentico massacro di regole? Perché il padre
o la madre pretendono dal bambino sempre il massimo. E così li sottopongono a una specie di tormento continuo, che devono sempre essere, come dire, perfetti in ogni cosa. Noi abbiamo avuto un giovane nella nostra comunità, ve lo dico perché sono ancora oggi addolorato quando sento notizie di questo giovane, che poi col passare del tempo appunto non si sa neanche che fine ha fatto. Ma questo giovane, che era un giovane, facciamo le recite della scuola domenicale e noi dicevamo: ecco un futuro pastore, ecco un futuro pastore, un ragazzo d'oro proprio. Nella sua espressione, nel suo modo di confrontarsi con gli altri ragazzi, nel modo come anche prendeva un verso della scrittura nella recita della scuola domenicale, facevano fare a lui sempre la parte del pastore, e proprio come riusciva ad esprimersi, e noi dicevamo: quante belle qualità ha questo ragazzo. Il problema di questo ragazzo è che aveva una madre assillante, gli faceva lavare le mani. Era proprio, come dire, una igienista tra virgolette, una patita, una esagerata in maniera esponenziale, e poi lo costringeva sempre che se aveva preso 8 a scuola non andava bene, doveva essere 10. E quindi a un certo punto successe qualche cosa di terribile. Questo ragazzo mi cominciò a chiamare nelle ore più strane, alle 2 di notte, alle 3 di notte, poi alle 4 di notte. E io non capivo perché questo ragazzo, poi ho capito, questo ragazzo era uscito fuori di testa completamente. Era stato talmente sottoposto a pressioni, a regole rigide, che era scoppiato, non ce l'aveva fatta. La sua mente era crollata. Ora, non dobbiamo mai fare questo errore. Dobbiamo ricordare che anche noi, e mi rivolgo ai padri, mi rivolgo non solo ai padri naturali, ma anche a quelli che nella Chiesa hanno delle responsabilità, anche noi siamo stati ragazzi, anche noi siamo stati giovani, anche noi abbiamo commesso errori. E questo è un errore quando appunto si mette troppa pressione. È un altro errore che si fa, purtroppo, oggi, è quello di concedere ai fanciulli tutto quello che vogliono. Forse questo è un errore ancora più vasto. Adesso non sono più i padri e le madri che comandano, sono i fanciulli che comandano. Tutti i loro capricci devono essere esauditi. Ci sono delle scuole anche addirittura di pedagogia che danno questi input, che dicono che il fanciullo non deve essere in nessun modo regolamentato perché deve esprimere la sua personalità, e così tutto quello che vogliono. Se vogliono lo smartphone, l'ultimo modello uscito, anche se hanno magari 6 anni, beh, il bambino lo vuole, e non, vabbè, forse sto esagerando, però voi mi comprendete, vero, quello che voglio dire. Sì, ci sono, non so, giocattoli, ci sono dolci, ci sono tante cose che non vengono mai, non si dice mai di no. E questo è un altro errore. Sono due estremi che portano un danno, e un danno di natura psicologica, di natura formativa, nella vita del fanciullo. Il Signore ci dia grazia, non solo come genitori, perché io ormai sono nonno, quindi lo devo fare con i miei nipoti, non più con i figli, ma il Signore ci dia grazia con i bambini, parlo nelle famiglie naturali, di poter essere equilibrati e dare il giusto insegnamento, ed essere severi quando è necessario essere severi, ma essere amorevoli quando bisogna essere amorevoli, perché i padri devono amare i bambini. Amen. I padri spirituali devono amare i bambini, coloro che hanno più maturità, coloro che sono da più anni nella Chiesa, devono vedere il potenziale che c'è nei giovani, il potenziale che c'è negli adolescenti, il potenziale che c'è nei ragazzi. Certo, dicevo prima, quando Paolo scrive, visto che ieri abbiamo parlato quasi esclusivamente dei Corinti, no? Quando Paolo scrive la lettera ai Corinzi, nella sua prima lettera, lui è preoccupato, perché, come giustamente diceva anche ieri sera il fratello, ieri mattina il fratello Piccolo, questa chiesa aveva tutti i doni,
manifestava tutti i doni, però c'erano dei problemi seri in questa chiesa. E Paolo deve dire: fratelli, io non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ho dovuto parlare a voi come a bambini, come a dei carnali, perché qui il paragone è tra persone, cioè, che col tempo avrebbero dovuto crescere, non sono cresciute, e quindi Paolo li definisce persone carnali o uomini carnali, come bambini in Cristo. Vi ho dovuto dare da bere del latte e non vi ho dato del cibo solido perché non eravate in grado di assimilarlo. Anzi, non lo siete neppure ora perché siete ancora carnali. Infatti, poiché fra voi vi è invidia, dispute, divisioni, non siete voi carnali, cioè non siete voi bambini, non camminate secondo l'uomo. Signore, benedica la sua famiglia questa sera, la Chiesa, perché ci sono ragazzi, perché ci sono giovani che hanno energia. Io tante volte, quando posso, dico a mia figlia: guida tu, sempre, perché lei è giovane, non si stanca a guidare. Io mi stanco, prima quando ero giovane lo potevo fare, andare, non so, da Roma a Milano e ritorno nello stesso giorno, non mi stancavo. Ma adesso dico: fallo tu, tu hai più energia. E poi ho scoperto pure che i giovani hanno idee, hanno proposte che tante volte io non sarei riuscito a sviluppare. E quindi ascolto volentieri le proposte di quei giovani che erano ragazzi, ma sono cresciuti, sono diventati giovani, non giovani perché hanno raggiunto i 18 anni, parlo di giovani spirituali, cioè la loro crescita determina anche la loro capacità di poter portare un contributo, e un contributo speciale nella Chiesa. In questi tempi noi abbiamo visto la nostra Chiesa proprio questo fenomeno dei giovani che il Signore ci ha mandato, e ci hanno aiutato molto nell'opera, nel ministero, perché hanno avuto quella capacità di avere delle idee. Quindi un potenziale tremendo si nasconde dietro ai giovani. La preghiera nostra è che questo potenziale sia convogliato dallo Spirito Santo nella maniera giusta. Amen. Giovani, io vi scrivo perché avete vinto. È Giovanni che lo dice. Quindi sta parlando di una condizione, di un livello spirituale dove non si cade ogni giorno, dove non si subisce un incidente ogni giorno, come quelle persone che prendono la patente però poi ogni giorno devono portare la macchina al carrozziere. No, non c'è un incidente continuo nella loro vita, cioè non cadono nel peccato, ma hanno vinto. Giovani, io vi scrivo perché voi avete vinto il maligno, cioè avete superato la fase infantile, siete cresciuti e avete portato un frutto nella vostra vita. Perché voi siete la forza della Chiesa, perché siete forti. No, lo dico io, è qui. Giovanni dice: giovani, siete forti perché la parola di Dio dimora in voi. Si passa dalla fase di ragazzi o fanciulli alla fase di giovani quando la parola di Dio comincia a prendere piede in maniera preponderante nella nostra vita. Allora sì che cominciamo veramente a vedere le cose sotto l'ottica di Dio, perché la parola di Dio dimora in noi. Quando un giovane può dire: ho vinto il mondo, allora vuol dire che anche spiritualmente è diventato giovane. Quando un giovane può dire: il mondo mi tenta troppo e io sono vinto ogni giorno dal mondo, beh, ancora sei un fanciullo, però c'è speranza che tu possa crescere. C'è speranza che tu possa chiedere quest'opera soprannaturale, perché non parliamo di opere naturali. Perché il nemico numero uno che impedisce ai giovani o ai ragazzi delle nostre chiese, adesso non parlo più, parlo in senso anagrafico, non più in senso spirituale. Il nemico numero uno è proprio il mondo. Ed ecco perché Giovanni dice: vi scrivo perché avete vinto il mondo. C'è incompatibilità tra il mondo e il servire il Signore nella Chiesa come persone mature, come giovani maturi. E naturalmente perché c'è questa incompatibilità? Perché la Bibbia dice: o l'uno o l'altro.
perché non possiamo avere due mogli, non possiamo avere una moglie e un amante. Questo è il mondo, è come un amante, è come un uomo che è sposato con una donna e poi va con un'altra donna. Non lo dico io, è quello che dice la scrittura, due amori. Non si può amare l'uno se si ama l'altro. Siete convinti? Questa è la parola di Dio. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo, perché se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Giovane, chiedi al Signore di rivelarti, ma cos'è questo mondo? Cosa vuole dire la Scrittura quando parla del mondo? Si riferisce al mondo geografico, al mondo fisico, o si riferisce a qualche altra cosa? Io credo che lo Spirito Santo ti aiuterà a comprendere che cos'è il mondo, perché qui c'è scritto la concupiscenza della carne, cioè desideri peccaminosi, che sono tipici di quello stile di vita del mondo. Il mondo vive nella concupiscenza della carne. La concupiscenza degli occhi, cioè le cose visibili, le cose che possiamo vedere con gli occhi fisici, con gli occhi materiali. La concupiscenza degli occhi, e queste cose diventano oggetto del nostro morboso desiderio di conquistare, di avere queste cose. Questo è amare il mondo, non è amare Cristo. La superbia della vita, cioè la vanità della vita. La superbia della vita è l'orgoglio. La superbia della vita è tutto ciò che ci rende piacevoli agli occhi del mondo ed è tutto ciò che noi cerchiamo di fare per poter compiacere o piacere al mondo. Questa è la superbia della vita. Quando cominciamo a sentirci importanti, quando cominciamo a sentirci di poter prendere un po' di gloria anche per noi. E così anche nel servizio della Chiesa a volte. Questa forma di manifestazione mondana e carnale porta dei problemi, delle problematiche che fanno del male alla Chiesa invece che del bene. Il concetto è chiaro, io voglio avviarmi verso la conclusione. Giovani che amano il mondo non diventeranno mai padri spirituali a meno che lo Spirito Santo non gli apra gli occhi. Persone che per capacità, per esperienza, per maturità sono un esempio per altri giovani, sono un esempio per i nuovi, per i fanciulli, non possono essere coloro che amano il mondo, perché essere giovani in senso spirituale significa poter consigliare, poter incoraggiare, poter esortare, poter ammaestrare. Poi ci sono i padri. Sapete come padre cosa mi fa sentire il Signore questa sera? Per la mia vita, ma se credo che il Signore me lo fa sentire per me, penso che vale per tutti i padri che sono qui questa sera, per tutte le madri che sono qui questa sera, come padri spirituali. Il Signore ci dice questa sera, l'arma più potente che tu hai a disposizione è l'esempio. L'esempio. Perché i fanciulli guardano quello che fanno i genitori e imparano più dall'esempio che dalle tante prediche o dalle tante frasi o dalle tante esortazioni che possono essere fatte. Quindi padri nella Chiesa, questo è un altro concetto che devo sfatare, perdonatemi, perché alcuni ritengono di essere padri nella Chiesa solo perché hanno tanti anni di fede. Non si diventa padri perché si ha tanti anni di fede. Qualcuno si è presentato recentemente e dice: ma perché questo giovane è appena arrivato nella Chiesa da pochi anni e già ha delle responsabilità così importanti? E io sono da 40 anni nella Chiesa e non ho mai avuto queste responsabilità. Perché non sei mai cresciuto. Perché non ha mai dimostrato di aver conosciuto Cristo per essere un padre spirituale, di averlo conosciuto in quella dimensione che è necessaria per poter insegnare, per poter dire agli altri quello che devono fare. Quindi questa sera identificati con una di queste categorie. Sei un padre, sei una madre spirituale, sei un giovane spirituale o sei un fanciullo spirituale?
Però io voglio darvi in conclusione sette principi. Sette principi, non a predicare su sette principi, ma solo a elencarveli, perché il tempo, penso, già sono andato oltre quello che mi era consentito. Però questi sette principi li voglio proprio condividere con voi, perché voglio concludere il messaggio in maniera pratica, perché non rimanga solo un messaggio teorico. Io voglio dire, ci sono dei fanciulli che vogliono crescere questa sera qui, ci sono dei giovani che vogliono diventare padri. Allora, per poter arrivare alla condizione di padri, ci sono sette elementi di valutazione che determinano la maturità di una persona nella comunità, nella Chiesa, che determinano se sei ancora un fanciullo dopo tanti anni, oppure un giovane, oppure un padre. Ebrei 10:25. Non abbandonate la vostra comune raunanza. Il primo principio, partecipare all'attività, alla vita, alle riunioni della Chiesa. Secondo principio, veniamo al culto, ci sediamo, cantiamo dei canti, lodiamo il Signore, ascoltiamo la predicazione. Quanto abbiamo partecipato a quel culto e quanto abbiamo invece assistito a quel culto? Questo è il secondo principio. Partecipa sempre, attivamente al culto. Sappi che c'è qualcuno che sta proprio lì alla porta, appena entri in questo luogo cercherà sempre di distrarti e di portare la tua mente fuori da questo luogo, perché tu non possa partecipare con attenzione e con impegno al culto. Il terzo principio, quando il Signore apre la bocca di un suo servo, quando il pastore apre la Bibbia e dice adesso andiamo nella parola di Dio, ascolta con riverenza la parola di Dio. Questo è un principio per la crescita e questo è un principio per diventare padri. Sii disponibile sempre alla guida dello Spirito Santo e renditi disponibile in qualsiasi attività ti venga chiesto di fare nella Chiesa. Ubbidisci. Questa è una brutta parola per alcuni. Ubbidienza. Ubbidisci a coloro che Dio ha scelto per guidare la comunità. Ebrei 13:17 dice: ubbidite ai vostri conduttori. Abbiamo sentito prima della offerta il sesto principio: contribuisci con le tue offerte a sostenere l'opera di Dio. Questo è un principio di maturità spirituale e potrei dirvi quante cose ho sentito intorno a questo principio e quante persone sono solo infastidite a sentir parlare di soldi o di economia nella Chiesa. Bene sono quelle persone che sono ancora rimaste allo stadio di fanciulli. E infine, fai in modo che la tua lampada possa rimanere sempre accesa, cioè che la tua testimonianza possa essere una luce per i fedeli, una buona testimonianza nella Chiesa e una buona testimonianza sul posto di lavoro, nel mondo, nella società. Questi sette principi ti aiuteranno a diventare un padre spirituale, perché tu possa poi a tua volta generare altri figli e vedere la famiglia di Dio crescere, la famiglia di Dio essere felice, la famiglia di Dio essere benedetta. E insieme ringraziamo, lodiamo il Signore per questa meravigliosa famiglia che ci ha dato. Vi chiedo di alzarvi in piedi. Alleluia, gloria al nome del Signore. Io vorrei chiudere questa mia parte con una preghiera. Vorrei pregare per qualcuno questa sera e poi lascerò che sia il pastore a condurre tutto il resto del culto, se vuole fare un appello. Non farò un appello, però semplicemente vi chiedo di chiudere gli occhi, di pregare insieme a me. E se proprio c'è qualcuno che questa sera è stato toccato da questa parola e dice: Signore, io sono un fanciullo, voglio diventare un giovane. Se un giovane dice: Signore, io sono un giovane, io voglio diventare un uomo, voglio rispettare i tuoi tempi, non voglio affrettare le cose, però voglio essere, questi principi che ho ascoltato questa sera, voglio applicarli nella mia vita, voglio ubbidire alla tua parola. C'è qualcuno? Per favore alza la mano, perché io voglio pregare per te. Amen. Signore, vedo queste mani che si sono alzate. Io adesso farò una breve preghiera. Intanto, fratello piccolo, vieni qui davanti.
perché poi dopo tu potrai continuare. Ma io voglio fare una preghiera per queste mani che si sono alzate, voglio fare una breve preghiera per le mani che non si sono alzate perché magari non lo hanno ritenuto opportuno, però io so che lo Spirito Santo è qui questa sera e lui sta toccando dei cuori. Questa parola è una parola che ricorderai nei prossimi giorni, perché lo Spirito Santo metterà in te fame e sete della parola di Dio e il desiderio di crescere e di diventare spiritualmente una persona affidabile, una persona matura, una persona a cui ci si può, alla quale si possono assegnare delle responsabilità, del lavoro da fare. Preghiamo insieme questa sera. Padre, ti ringraziamo perché l'esortazione della tua parola giunge ai nostri cuori e ci fa comprendere quanto bisogno abbiamo ancora di crescere, quanto margine di crescita c'è ancora nella nostra vita. Riguardando, Signore, le parole di Paolo, anche noi vogliamo dire, Signore, vogliamo gettarci dietro le spalle tutto ciò, Signore, che è il nostro passato, e vogliamo guardare al futuro con la certezza, Signore, che raggiungeremo il premio, con la certezza che tu, Signore, ci farai crescere nelle tue vie, che tu ti userai di noi, perché man mano che noi cresceremo tu ci darai delle responsabilità, tu ci farai vedere, Signore, come la nostra opera nella società, nel posto di lavoro e dovunque ci verremo a trovare, e anche nella Chiesa, Signore, sarà una benedizione per altri, e quanti, Signore, beneficeranno di questa tua opera nella loro vita, nella tua opera in noi che si riflette nella vita di altri, tu che dai a noi affinché noi possiamo dare agli altri. Per questi cari che hanno alzato la mano, ti prego nel nome di Gesù questa sera, Padre, che tu possa rispondere alla preghiera del loro cuore, il desiderio che hanno espresso alzando la mano possa trovare questa sera davanti a te, Signore, veramente quell'esaudimento, possa tu rispondere alla loro preghiera e al loro desiderio, e possiamo vedere questa Chiesa, e possiamo vedere la Chiesa di Roma, e possiamo vedere qui nella Lombardia le chiese qui intorno, o in Italia, Signore, il tuo popolo, veramente diventare un'unica sola grande famiglia che crede, Signore, nell'opera dello Spirito Santo, che crede nel risveglio e che crede che tu ancora farai cose meravigliose per la gloria del tuo nome e per l'avanzamento del tuo regno. Nel nome di Gesù ti chiediamo ogni cosa, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Amen. Grazie. Alleluia. E vorrei invitare i musicisti, i cantanti a venire avanti. Concluderemo con un coro. Mi veniva davanti questa richiesta, una preghiera. Signore, fammi un tempio santo. Vogliamo esserlo? Siate santi, dice il Signore, come io sono santo. Sono tempi difficili. La santificazione è estremamente importante. Senza di essa nessuno potrà vedere il Signore, e abbiamo bisogno, questa è la caratteristica indispensabile per poter avere accesso nel Regno dei Cieli. Nessuna cosa impura, immonda, contaminata ha accesso in cielo, solo coloro che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'Agnello. Amen. Signore, fammi un tempio santo.